sarebbe venuto qui molto volentieri, ma in comitanza quasi c'è la mostra di Renato a Cortina, quindi andrà a Cortina per presentare la mostra. Cioè, di Renato tutto quello che fai io sono interessato, perché ha definito Renato pittore del vero più vero, e sì, più vero di una fotografia, perché ci metteva dentro l'espressione, l'anima. Quindi dico io una cosa, faccio questa istanza, perché non dedicare anche una via, una piazza a questo artista che ha dato lustro a questa città? Grazie. Grazie Angelo. Angelo è la testimonianza diretta di quello che è stato Renato nel mondo, ha portato l'entusiasmo di Sorrento e ha meritato quel premio di Sorrento Sorrentino nel mondo, Sorrento internazionale come si intende, Sorrento nel mondo, che ha portato qui questo entusiasmo come Angelo Valentini ci ha appena dimostrato. Bene, se adesso passiamo la parola per concludere il padre Gualtiero Bellucci, che viene da Santa Maria degli Angeli. Santa Maria degli Angeli è la casa di Francesco. Lui ad Assisi è andato dopo, ma l'hanno portato dopo, c'è un po' il cimitero di Francesco. Ma lui ha vissuto e è tornato dai suoi viaggi a Santa Maria degli Angeli. C'è ancora il suo letto, c'è ancora la sua comunità, c'è la Porziungola e c'è quello che era i resti, le testimonianze che attraverso anche padre Gualtiero si diffonde ancora oggi nel mondo. L'ha ricordato Angelo, padre Gualtiero è un predicatore, ma è stato anche già a Sorrento, amico di Renato, ma anche di Sorrento, perché ha predicato a Sant'Antonino, ma anche lì all'Annunziata. Prego padre Gualtiero. È difficile parlare dopo l'entusiasmo travolgente di Angelo Valentini, il quale dall'altezza dei suoi 90 anni ci trasmette un profumo di primavera. Grazie. Cosa dire? Sono molto emozionato perché mi sembra di percepire qui forte e intensa la presenza di Renato. Nel cuore del mio essere c'è un'ansia di capire perché tu mi fai vivere, perché mi fai morire, uscire dalle tenebre, entrare nella luce, vedere te, oh Signore. Arrivando questa mattina a Sorrento ho sentito un vuoto terribile. Mi ha fatto compagnia anche questo cielo plumbeo. Ero abituato sempre a vedere Sorrento raggiante di luce e di splendore, ma attenzione, la luce c'è, anche se noi in questo momento non la vediamo.